Strategia vincente. Ebbene, se la ritenete improrogabile, dichiariamola questa guerra, ma per una volta, agiamo da furbi, mandiamoci le nostre madri, le mogli, se consenzienti, persino le figlie, insomma, soltanto le donne, sicuramente, troverebbero presto un accordo. In trincea non potrà essere che una guerra di trincea, indaffarate a preparare sostanziosi pasti. Le strategie si trasformerebbero in un frenetico, prolungato colloquio di reciproche confidenze, un pispigliare assordante che si protrarrà negli inverni e, se in vena, si concluderà nelle estati. Negli elmetti scodellerebbero paste asciutte, annegate in un liquido sugo rosso, il solo di quel colore permesso. Le uniformi macchiate da quel sugo rimarrebbero interi mesi appese ad asciugare nei prati sui fili del telegrafo, dove, minacciosi, scorrono gli ordini dei massacri. A vederle volare paiono che marcino, sarebbero le sole bandiere, madri, mogli, figlie, sorelle, consentirebbero di poter sventolare